Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento di Blog Sicilia. Continuiamo la nostra carrellata alla ricerca dei candidati per le politiche e per le regionali, perché ormai tra qualche giorno si vota, il 25 settembre sono convocate le elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, quindi si vota per Camera e Senato, per il rinnovo di Camera e Senato. E ci aspettiamo quindi un nuovo governo nazionale che tiri fuori il paese dalle secche di questa drammatica crisi economica. Ma il 25 settembre si vota anche per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e per l'elezione del nuovo presidente della regione. Non potevamo non avere che come ospite oggi un personaggio di tutto rilievo, un giovane politico che però già ha tanta esperienza alle spalle, avendo fatto sia l'amministratore pubblico e avendo già una ottima esperienza da parlamentare nazionale. Diamo il benvenuto perciò all'onorevole Nino Minardo, segretario regionale della Lega qui in Sicilia. Buongiorno onorevole, benvenuto, come sta? La vedo sorridente, quindi i sondaggi forse la rassicurano. Ma no, a prescindere da questo è proprio la natura. Ognuno di noi ha un proprio modo di essere. A me piace affrontare ogni sfida, ogni giornata col sorriso perché credo sia la base di tutto. Intanto, grazie a voi per avermi invitato alla vostra trasmissione. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Bene, onorevole, andiamo direttamente, diciamo, nel vivo della trasmissione. Quindi noi ai nostri ospiti cerchiamo di far spiegare quali sono i programmi politici dei partiti che rappresentano. Lei sulle spalle ha un gran bel fardello perché rappresenta la Lega in Sicilia. La Lega probabilmente sarà uno dei partiti che formerà la prossima coalizione di governo. I sondaggi danno vincente con parecchi punti di scarto il centrodestra. La Lega guidata a livello nazionale da Matteo Salvini, è una delle componenti maggioritarie insieme a Fratelli d'Italia e a Forza Italia. Quali sono le specificità che la Lega aggiunge a un programma del centrodestra per il governo del paese? Allora, io innanzitutto vorrei dire che da qualche anno ho sposato il progetto politico della Lega in Sicilia e di Matteo Salvini, che ha avuto la grande capacità e la grande lungimiranza di estendere a tutto il territorio nazionale quello che è stato con grande successo nei decenni passati, un progetto politico nato sul territorio, in alcune porzioni del territorio nazionale. E dove questo progetto politico è nato, governa regioni, amministra città importanti da tanti anni e lo fa con grande, grande successo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi ciò che ha spinto me e pezzi importanti della classe dirigente siciliana a sposare il progetto politico di Matteo Salvini è stato questo, quello di Quindi mi provare perdoni se la interrompo, ad onorevole, applicare. sostanzialmente voi cercate di replicare qui al sud le regole del buon Esattamente, governo noi che vogliamo. la Lega avrebbe, a suo dire, applicato, diciamo, all'inizio della sua percorso storico al nord e nel centro Italia. E La questa è un Lega è po' la un filosofia partito che che ha nasce. portato lei e tanti Esatto. altri politici ad aderire alla Lega di Salvini. La Lega è un partito che nasce dal territorio, è un partito che dell'autonomia fa un proprio cavallo di battaglia. Noi diciamocelo chiaramente. In Sicilia l'autonomia ce l'abbiamo già da tanti anni, non siamo mai riusciti veramente ad utilizzarla a pieno e a fare in modo che questa autonomia facesse arrivare appunto sul territorio una ricaduta in termini di risorse importanti. Forse è arrivato il momento, attraverso il supporto e il sostegno di un partito come il nostro, che ciò finalmente avvenga. Sul piano nazionale, io credo che oggi finalmente il paese sia chiamato a votare. Devo dire che l'unica proposta politica seria e unitaria è quella del centrodestra. Nel momento in cui è caduto il governo Draghi, il paese è precipitato alle elezioni, il centrodestra in mezz'ora di incontro tra i nostri leader nazionali ha trovato la propria compattezza, la propria unità e tirato fuori un programma elettorale snello, pragmatico e vero. Io voglio dire innanzitutto una cosa: finalmente dopo 15 anni, forse l'Italia oggi, a partire dal 25 settembre, potrà avere un governo eletto dagli italiani. È una cosa che sembra banale, ma invece risulta importante, perché chi viene eletto ed è legittimato dal consenso popolare per andare a governare, dopo dovrà dare conto e ragione
ai propri elettori. Se invece noi, come è accaduto purtroppo nelle ultime due legislature e per metà della legislatura 2008-2013, ci ritroviamo al governo i partiti che hanno perso, cioè il Partito Democratico puntualmente, e allora nessuno degli attori in campo, nonostante con grande senso di responsabilità abbia evitato al Paese le elezioni in momenti drammatici come quelli legati alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina, nessuno riuscirà appieno ad applicare il proprio programma elettorale e le proprie idee. Ora, la Mi Lega perdoni, onorevole, una nel centro. riflessione e poi lascio continuare la sua esposizione a livello programmatico. Ma implicitamente questa posizione è una bocciatura della visione tecnica della gestione politica? Cioè il vostro discorso è diamo ai politici la possibilità di governare e che si assumano le responsabilità dei loro programmi? Assolutamente sì, i tecnici devono fare i tecnici, i politici devono fare politica. I ruoli di indirizzo politico devono andare alla politica, ovviamente tenendo conto delle competenze. Non esistono uomini soli al comando piuttosto che tuttologi. Ognuno per le proprie competenze deve assumersi le responsabilità e credo che ogni partito del centrodestra abbia al proprio interno risorse tali da poter occupare i posti importanti di governo. I tecnici poi devono collaborare alla politica affinché nel proprio ruolo rendano possibili ciò che sono, quelli che sono gli indirizzi politici. Andando poi brevemente a quello che è il ruolo della Lega nel centrodestra, e voglio dire che il nostro è un ruolo sicuramente di partito protagonista. Noi ci distinguiamo rispetto alla stragrande maggioranza dei partiti italiani, soprattutto delle altre coalizioni, perché parliamo agli italiani delle nostre idee, non parliamo agli italiani denigrando gli avversari. Io potrei partire dal tema della sicurezza, che potete leggere alle mie spalle, che sicuramente nel nostro territorio è molto legato al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Questo è un concetto su cui noi battiamo in maniera convinta perché siamo Onorevole, però, pienamente perdoni, coscienti del. io diciamo, punto per punto a me piacerebbe intervenire e farle delle domande specifiche sui temi che lei sta proponendo. Lei ha parlato di sicurezza, di immigrazione clandestina. Ricordo a tutti che lei è stato nelle settimane scorse a Lampedusa insieme al segretario Salvini. Le faccio una domanda rapidissima. Che situazione avete trovato all'hotspot di Lampedusa e come risolvere il problema della sicurezza e della... Cioè tutelare la sicurezza dei migranti e tutelare le frontiere. Come si riesce a coniugare e a mettere insieme queste due legittime istanze e aspettative da parte dell'opinione pubblica? La situazione credo sia sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo ogni giorno, soprattutto nel periodo estivo, in Sicilia, sbarchi che arrivano anche a 2000, persone al giorno. E abbiamo gli hotspot che scoppiano di persone. Lampedusa, per citare l'esempio, è un hotspot che potrebbe ospitare 350 persone e invece mediamente ce ne sono oltre 2000 che stanno lì in condizioni veramente disumane. Allora, se questa è accoglienza, c'è qualcosa che io evidentemente non ho compreso. Come si fa? Si fa come ha fatto Matteo Salvini da ministro dell'Interno. Lo ha detto in campagna elettorale e poi lo ha dimostrato. Ha fermato gli sbarchi, perché qui c'è un problema di carattere europeo. Ogni paese europeo deve assumersi le proprie responsabilità e soprattutto le risorse enormi che noi spendiamo per quella che alcuni definiscono accoglienza, ma che accoglienza non è, potrebbero essere utilizzate per esempio per aiutare queste persone nei loro paesi, ma soprattutto noi dobbiamo accogliere Quindi, chi diciamo, mi veramente perdoni, scappa sarebbe dalla guerra. importante. Scusi, mi faccio completare. Prego, Chi prego, prego. veramente scappa dalla guerra va ovviamente accolto, aiutato e sostenuto, ma se poi in mezzo, come purtroppo la storia ci insegna negli ultimi decenni, perché questo non è un fenomeno nato ieri, ci dimostra che poi arrivano in mezzo anche persone che verranno in Italia per spacciare droga piuttosto che fare altro, allora io credo che qualcosa vada fatta. L'accoglienza va fatta nella maniera corretta. Matteo Salvini lo ha dimostrato, ne sta pagando le conseguenze anche attraverso dei procedimenti che tutti auspichiamo che finiranno
presto perché non ha fatto altro che il proprio dovere di ministro dell'Interno e ciò che aveva promesso in campagna elettorale per cui gli italiani lo avevano votato. Quindi sul tema della sicurezza legato all'immigrazione clandestina, piuttosto che la sicurezza delle nostre città attraverso l'implemento di nuove unità nelle forze dell'ordine, di nuove risorse, è un tema per noi fondamentale. Detto questo, onorevole, ora diciamo, io il tema della sicurezza lo metterei da parte perché potremmo parlare all'infinito. Le faccio soltanto una, non è una provocazione, un chiarimento. Io diciamo, ho abbastanza esperienza sul tema dell'immigrazione clandestina. Non sarebbe possibile ripristinare le cerniere della Marina Militare Italiana che comunque in ogni caso recuperavano i migranti in mezzo al mare, evitando così di creare questi filtri un poco è difficile da comprendere fra scafisti, tra ONG che scendono a mare, che fanno il loro mestiere, ci mancherebbe. Cioè, no, non è il caso che l'Europa ripristini esattamente quella che era la procedura di Frontex e che crei una cerniera di sicurezza che garantisca chi fa il viaggio in mare, chi scappa alla guerra, come correttamente dice lei. No, non è il caso che ci affidiamo in questo caso a degli specialisti? Assolutamente sì, bisogna affidarsi agli specialisti, bisogna fermare i trafficanti di esseri umani e soprattutto bisogna chiamare l'Europa intera alle proprie responsabilità, cioè a un'equa distribuzione di tutti coloro che scappano giustamente dalla guerra e che hanno il diritto di essere accolti in Europa. Non può essere l'Italia, e a maggior ragione dico non può essere la nostra regione, non può essere la Sicilia, a pagarne un prezzo altissimo. Perfetto. Onorevole, io vorrei anche sensibilizzarla su un tema che è di dominio pubblico. Noi, diciamo, stiamo attraversando da 2 anni una crisi mai vista prima. Prima c'è stato il Covid, adesso c'è questa crisi energetica e c'è all'orizzonte una crisi economica con una bolla finanziaria che potrebbe esplodere da un momento all'altro e trascinare nel lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori. E tutti i sondaggi dicono che il problema più sentito in questo momento dagli italiani è il caro bollette, il rischio dell'inflazione e tutto ciò che ne consegue, perché è una spirale a catena, un effetto domino, col rischio di nuova disoccupazione, che insomma, non riusciamo mai a trovare un momento di pace. Dal punto di vista della sovranità energetica, dal punto di vista della tenuta finanziaria dei conti, come si rapporta il programma della Lega all'interno del programma del governo del centrodestra? Quali saranno le proposte per gli italiani? Allora, lei ha centrato uno degli argomenti, forse l'argomento principale di questa campagna elettorale, perché è il dramma che vive ogni famiglia, ogni azienda, ogni lavoratore dipendente. Allora, innanzitutto la proposta della Lega prevede ciò che altri paesi d'Europa e del mondo hanno già fatto nei mesi precedenti, cito ad esempio la Francia, cioè quello di stabilire proprio in tema di rincaro energetico un tetto massimo all'aumento. La Francia, per esempio, lo ha stabilito al 4%, noi proponiamo di fare la stessa cosa in Italia. Contestualmente servono tutta una serie di interventi in materia fiscale che diano aiuto e ossigeno ai tanti cittadini, alle tante aziende che oggi sono veramente soffocate dal fisco dopo 2 anni di pandemia e oggi a causa delle conseguenze della guerra. Parto dalla proposta della flat tax al 15%, che già oggi utilizzata da ben 2 milioni di partite IVA in Italia su iniziativa della Lega e che noi vorremmo estendere ad altri lavoratori e ad altre aziende gradualmente fino ad arrivare ad una estensione totale. Ma poi voglio anche citare la proposta legata alla pace fiscale. Noi abbiamo bisogno che l'erario faccia un accordo, chiamiamolo così, definitivo col cittadino attraverso un saldo e stralcio di tutte quelle cartelle esattoriali che in questi giorni stanno partendo e arrivando a casa dei cittadini affinché finalmente si possa mettere un punto e soprattutto affinché lo Stato possa recuperare quello che è recuperabile, perché altrimenti cosa accadrà? Accadrà che lo Stato non recupererà nulla e soprattutto che i cittadini verranno soffocati e non riusciranno più ad andare avanti.
Ma poi voglio ancora aggiungere, per andare magari più nello specifico, che noi abbiamo proposto, ad esempio, l'IVA zero sulle spese di prima necessità, come il pane, la pasta, il riso, il latte, la frutta, la verdura, proprio per andare incontro a chi anche ha il problema della quotidianità per andare a fare la spesa. Quindi via le tasse sui premi Mi straordinari, sembra, insomma, onorevole, questa tutta una una serie. politica che è esattamente quella che, diciamo, c'era una pubblicità che diceva titillare il velopendolo, è esattamente quello che gli italiani si aspettano in realtà, no? Ma queste E sono però le faccio proposte anche una leggera concrete provocazione da questo che punto di noi, vista. scusi, noi sono queste, mi faccia completare, queste sono proposte che la Lega porta avanti già da mesi e lo abbiamo fatto anche all'interno della compagine governativa del Premier Draghi, ma ci è stato impedito di riuscire a portarla avanti da chi? Dal PD e dai 5 Stelle. Sappiamo benissimo invece che un governo di centrodestra, tra i primi punti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, porterà tutte queste proposte. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa che non c'entra niente in tema di materia fiscale, ma che si ricollega molto con la triste esperienza della pandemia che abbiamo vissuto in questi anni e si lega al numero dei medici in Italia, un altro tema molto sentito. Noi abbiamo tutti visto nei nostri ospedali, ma in giro per l'Italia, che durante la pandemia abbiamo dovuto richiamare tanti medici in pensione o addirittura abbiamo dovuto fare ricorso a medici stranieri in Italia per Sono fare arrivati persino fronte da alle Cuba in emergenze. Calabria. Esatto, persino da Cuba in Calabria. Ora, noi siamo uno dei pochi paesi che ancora mantiene una cosa assurda come il numero chiuso degli studenti in medicina. Quest'anno io le dico che ci sono stati quasi 70.000 studenti che hanno chiesto di entrare nella facoltà di medicina e il numero chiuso ha consentito solo a 14.000 di questi di poter accedere. Allora noi diciamo di mettere una parola fine al numero chiuso, di fare in modo che la selezione avvenga al primo anno. Facciamo iscrivere tutti coloro che vogliono farlo. Poi si fa il primo anno e alla fine del primo anno valuteremo chi è bravo e in condizione di andare Una avanti o chi dovrà scrematura per vedere chi ha cambiare le qualità. magari Onorevole, io vorrei facoltà universitaria. farla tornare indietro un attimino sul tema della politica fiscale. Mi pare di capire che avete anche un approccio abbastanza keynesiano sulla elasticità della spesa pubblica e quindi un approccio anche di investimenti. Però, sempre parlando di tasse, di aliquote e balzelli varie, è possibile fare in modo che l'IVA sulla bolletta energetica ritorni al 10%, perché una delle componenti che ha fatto schizzare il prezzo è l'aver applicato l'IVA al 22% delle bollette, in pochi se ne sono accorti. Sicuramente quello che lei dice è vero, ma se noi riusciamo ad applicare concretamente la proposta col tetto massimo di aumento al 4%, ripeto, come è stato fatto già da diversi mesi in Francia, il problema lo si risolve alla radice. Credo che non occorra fare altro. Un altro tema che voglio accennare, e poi ovviamente mi rimetto alle sue domande, è quello legato all'autonomia. Voi sapete che la Lega di questo tema ne fa veramente un cavallo di battaglia, l'ho detto all'inizio, e che ci sono altre regioni italiane governate dalla Lega che hanno addirittura fatto un referendum, mi riferisco alla Lombardia e al Veneto. Erroneamente questa cosa è stata percepita come una cosa che può risultare dannosa per la Sicilia. Questo è un grande errore, perché noi l'autonomia ce l'abbiamo già. Io dico una cosa diversa, che noi in quella modifica normativa che verrà fatta per la Lombardia e il Veneto dovremo inserire invece alcune modifiche allo Statuto Autonomo Siciliano che possano finalmente rendere giustizia alla nostra autonomia e Stiamo fare in modo parlando che la dell'articolo Sicilia 37 e abbia un 38, se non ho ritorno capito male. serio. Stiamo parlando Come? degli articoli 37 e 38, quelli che hanno getta, che Parliamo di portano gettito autonomia, fiscale. parliamo di autonomia. Parliamo di fiscalità di vantaggio, parliamo di Esatto. risorse che vengono prese dalla Sicilia e che però poi non lasciano nulla in Sicilia. Allora noi dobbiamo, e lo faremo come Lega, lo farò personalmente come segretario regionale del mio partito, ma anche spero come rappresentante in Parlamento della mia regione, noi dobbiamo fare in modo che da questa nuova iniziativa nazionale la Sicilia finalmente possa avere un'autonomia che faccia tornare in Sicilia risorse importanti. Segretario, lei è stato bravissimo, mi ha quasi condotto per mano e mi ha portato, come dire, al tema finale che vorrei affrontare con lei.
Abbiamo parlato abbastanza a lungo dei programmi della Lega per il governo nazionale, ma 25 si vota anche per Palazzo d'Orleans. Io sono rimasto un po' stupito dal fatto, devo dire la verità, che quando è stato fatto il suo nome come candidato alla presidenza della regione, lei ha subito fatto un passo indietro. Eppure io immaginavo che un politico con una esperienza quasi ventennale, però ancora tutto sommato, anzi sicuramente giovanissimo, perché lei non arriva neanche a 50 anni, onorevole, diciamoci la verità. Come mai poi alla fine si è fatta una scelta, lei ha fatto questo passo indietro e poi si è fatta una scelta, la convergenza si è ottenuta attraverso il senatore Schifani, che diciamo con tutto il rispetto e l'affetto che possiamo avere nei suoi confronti, non è un personaggio che dal punto di vista mediatico scalda tantissimo i cuori, no? Allora, io le dico con molta sincerità che innanzitutto sono stato onorato del fatto che in tanti abbiano pensato alla mia persona per un ruolo così importante. Noi però personalmente, ma anche come partito, abbiamo sempre anteposto l'interesse della coalizione alla eventuale ambizione personale. Il centrodestra in Sicilia ha grandi meriti. È ancora oggi la coalizione vincente perché ha governato bene da tanti anni, ha affrontato tante questioni, ma tante cose restano ancora da fare. Io sono veramente convinto del fatto che la scelta di Renato Schifani come candidato alla presidenza della regione sia stata la scelta più giusta. E le dico anche perché. Il presidente Schifani è una persona di grande autorevolezza, di grande esperienza. Beh, il presidente Schifani è stato già anche presidente del Senato, per carità, quando volevo dire esatto. Non scalda i cuori, mi riferivo al fatto che ormai la politica è diventata quasi sempre plastica. Di grande maturità politica e soprattutto è uomo di grande equilibrio. Se c'è una cosa, perché io penso che noi classe dirigente dobbiamo saper fare autocritica, altrimenti se diciamo solo quanto siamo bravi e quanto siamo belli, non abbiamo più motivo di andare avanti. Se c'è una cosa in cui il centrodestra in Sicilia in questi anni ha lasciato molto a desiderare è quello di essere finito fin troppo spesso, e lo dico perché mi sono sempre sottratto a questo genere di iniziative, sui giornali per i propri dissidi interni. Allora io credo che... vorrei ricordare la battuta famosa, il famoso aforisma di Ennio Flaiano, lotte intestine, figure di M, puntini puntini. Quindi meglio esatto, evitare. Esatto. Quindi Schifani vi mette al riparo da questa. È un uomo di equilibrio, Schifani è un uomo di mediazione. È assoluta garanzia di equilibrio per tutti i partiti della coalizione. Sono certo che già a partire dalle scelte nella Costituzione della prossima giunta regionale saprà non solo mantenere equilibrio fra i partiti, ma saprà finalmente mettere da parte quell'odioso metodo del manuale Cencelli e dare spazio a nuove risorse, nuove energie, ma soprattutto alle competenze, però dei politici, come dicevamo poco fa. La politica deve fare la politica, ma servono le competenze e soprattutto noi dobbiamo tutti impegnarci, e io lo farò per primo, affinché si metta la parola fine ai litigi interni, ai veti, ai controveti. Allora a questo punto però, onorevole, lei mi ha tirato fuori l'ultima domanda. L'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Lei conosce benissimo i tempi della televisione, siamo bloccati, però a questo punto le faccio una provocazione, visto che lei ha parlato di impegno in prima persona. Se le fosse possibile scegliere, diciamo, è una, chiaramente una visione astratta, lei preferirebbe avere un incarico di governo a livello nazionale o a livello regionale, visto questa sua passione che esprime in maniera così forte per la Sicilia? Guardi, io questo non lo so, perché sono a disposizione del mio partito e quello che verrà ritenuto giusto per la mia persona io farò. Però le dico una cosa, ovviamente io ho a cuore la mia terra, ho a cuore la mia Sicilia, per cui il mio impegno in questi prossimi anni sarà quello di lavorare affinché fra qualche mese la Sicilia non sarà più invasa dai rifiuti, affinché finalmente si possa dare il via alle infrastrutture a partire dal ponte sullo stretto per poi completare tutto ciò che serve all'interno della nostra regione e affinché ci sia in Sicilia un turismo destagionalizzato che sia per 12 mesi l'anno, perché questa è una terra che madre natura ha fatto sì che
veramente è dotata di tutto, ma noi dobbiamo saperla sfruttare al meglio. Io le dico una cosa per concludere: il mio sogno è questo. A Natale, piuttosto che nel periodo estivo, vedo le code al traghetto, piuttosto che gli aeroporti pieni di gente che viene qua in vacanza. Io spero innanzitutto che le code al traghetto non le vedrò più perché ci sarà il ponte, ma voglio che gli aeroporti e il ponte sullo stretto sia invaso non da siciliani che tornano qui per le vacanze perché sono stati costretti ad andare fuori a lavorare o a studiare. Io voglio che i siciliani possano continuare a lavorare e a studiare in Sicilia e che la terra di Sicilia diventi una terra di opportunità anche per cittadini che provengono da altre realtà Altre regioni. italiane. Quindi va bene il turismo, ma i siciliani devono poter rimanere qua. Io non voglio desiderare per i miei figli che debbano andare fuori per poter crescere meglio e per il loro bene. Io a questo lavorerò nei prossimi anni, a prescindere dal ruolo che ricoprirò. Perfetto, onorevole, io a questo punto sforo un attimo in più e le faccio l'ultima veramente definitiva domanda. Lei viene dalla meravigliosa zona della Sicilia orientale. Ha parlato di difesa del territorio, del turismo, di questa vocazione che noi abbiamo storicamente da trasformare in un'opportunità, in una risorsa da valorizzare 12 mesi l'anno. Parliamo un attimo di quello che si può fare per mettere in sicurezza, mettere a profitto le meravigliose eccellenze sia culturali che enogastronomiche del territorio siciliano. Parlo a lei che è di una regione che probabilmente ha i prodotti più eccellenti, cioè ha dei prodotti che il mondo veramente ci invidia. Allora, c'è bisogno innanzitutto che la cosa pubblica, a partire dalla regione per poi arrivare agli enti locali, mettano in atto delle vere politiche di promozione del territorio, che non significa organizzare solo le sagre di paese o essere presenti con un banale stand alle fiere, ma significa far veramente conoscere il nostro territorio ai vari. Creare reti, è chiaro. Esatto, creare reti che diano anche ossigeno non solo al settore turistico fino a se stesso, ma anche al settore immobiliare, eccetera, eccetera. Poi c'è da mettere in atto, e questo è un altro dei punti fondamentali a livello nazionale della Lega, da mettere in atto una vera politica di difesa del Made in Italy. Perché io che vengo dal sud-est della Sicilia, dove ci sono i prodotti ortofrutticoli che hanno il livello di qualità più alto al mondo, a partire dal pomodorino ciliegino, agli Abbiamo ortaggi, una ma biodiversità che è introvabile in tutto il potrei mondo. citare i nostri vini, eccetera, eccetera. Io devo poter far capire ai cittadini che quando andiamo a fare la spesa bisogna consumare prodotti italiani. Ma per fare questo bisogna essere innanzitutto competitivi con i prezzi ed è lì che lo Stato deve intervenire e poi noi dobbiamo ri far riconoscere ai cittadini quando vanno al supermercato, al banco, quello che è il prodotto italiano dal prodotto che è straniero, che non è una cosa semplice perché non possiamo scrivere una cosa minuscola sulle etichette. Allora i famosi marchi di qualità per i nostri prodotti devono diventare un cavallo di battaglia della politica regionale e nazionale. Difendiamo il Made in Italy. Perfetto. Onorevole, io la ringrazio per questa lunga e approfondita chiacchierata. Abbiamo toccato tanti temi che sono importanti per il futuro del nostro paese e per il futuro della nostra regione. Io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, saluto lei e saluto tutti coloro che sono stati in collegamento con noi e hanno seguito questa puntata di Talk Sicilia. Grazie all'onorevole Minardo e grazie a tutti.